Mentre il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, sta cercando di mettere insieme imprenditori in grado di salvare l'Arezzo, non ultimo il ritorno di fiamma con Nicola Di Matteo, che si sarebbe detto disposto a confermare il suo precedente interessamento, da Roma Neos Solution conferma che la soluzione per quanto le riguarda è vicina, mantenendo però quel massimo riserbo che non serve a dissolvere i fantasmi che aleggiano ormai da mesi sull'Arezzo e sul suo futuro. La squadra non ha sciolto ancora la riserva, nella giornata di venerdì comunicherà se scenderà in campo con il Livorno. Io mi aspetto buone notizie a breve. Quello che dicono è quello che, cioè quello che ribadisco è quello che ho già cercato, ho tentato di dire ieri. Secondo me ce la facciamo, però non ho, in questo momento non ho la certezza. Quindi nero su bianco ancora, non, di nero su bianco non c'è niente, sono buone possibilità. Non posso dire altro. Adesso è la cosa migliore è il silenzio. Facciamo parlare gli altri, visto che hanno parlato in tanti. Io non sono riuscito a dire quattro frasi messe in fila. Sono stato aggredito prima di parlare. Noi siamo stati aggrediti fuori dallo stadio, non all'uscita, ma all'entrata e in conferenza. Sappiamo che il sindaco Ghinelli sta lavorando. Nel caso, ecco, trovasse imprenditori, voi siete disponibili, diciamo, a Noi parlarne? siamo aperti verso il nostro advisor a trattare con tutti quelli che hanno la possibilità di salvare l'Arezzo. Chiunque si può mettere al tavolo, ci sono, ripeto, ribadisco quello che ho già detto in conferenza, ci sono state già delle offerte. Stiamo valutando quella che è la migliore per chiudere questa cosa. Per chiuderla non per la Neos, ma per l'Arezzo. Solo e soprattutto per questo. Quindi, a differenza di altri che si mettono in bocca parole seguite poi da niente, qualcuno sta facendo qualcosa di concreto. Spero di poter dare questo annuncio, ma non verrò ad Arezzo, lo daremo da Roma. Ma io credo che sia ancora qualche ora. Quando siete subentrati la prima volta, no? Che poi avete mandato quella lettera, cos'era, una raccomandata? È cambiato qualcosa? È la stessa situazione nella quale ci siamo trovati con Matteoni una settimana prima della scadenza. Almeno con Matteoni abbiamo avuto il tempo di porre rimedio in maniera fattiva. Mentre a dicembre non siamo stati altrettanto, come dire, tempestivi nel capire che chi sarebbe subentrato non aveva i fondi necessari per far fronte.